Buonasera a voi. Con piacere ho accettato l'invito che mi è stato rivolto di dire qualche cosa su un tema immenso per vastità e difficile per complessità. Non ho la pretesa e la presunzione di esaurire un tema così difficile e vasto. Spero di porre alla vostra attenzione qualche elemento interessante sulla base del quale cercare di comprendere forse un po' meglio questo fenomeno storico che eh, chiamiamo inquisizioni. Come vedete dal titolo che ho scelto, per questi nostri incontri, parlo di inquisizione al plurale. E credo che sia corretto eh, questo modo di esprimersi. Si parla tanto di inquisizione, ma parlare di inquisizione al singolare presuppone che si tratti di un, di un fenomeno unico, eh, potremmo dire monolitico, eh, più o meno uguale a se stesso nel corso del tempo e nei diversi luoghi. Per quanto ne capisco io, non è così. Ma sono in buona compagnia, perché non c'è stata una sola Inquisizione. Ma di questo poi vi dirò qualcosa eh, successivamente. Anni fa. Non so se riuscite a distinguere bene l'immagine che c'è in questa fotografia. Anni fa mi è capitato di accogliere un gruppo di visitatori americani degli Stati Uniti, c'erano molte suore domenicane, erano accompagnate da un eh, nostro confratello domenicano. parliamo in inglese, Le, li porto all'interno di questo corridoio che si trova dentro il nostro convento di San Domenico di Bologna. Ma è una parte riservata ai frati, quindi posso immaginare che anche chi frequenta il nostro convento non abbia visto questo corridoio. È nella parte inferiore della zona che anticamente era riservata appunto all'Inquisizione. E vi si trovano diversi ritratti. Di Inquisitori, sono tutti domenicani, Inquisitori che si sono succeduti nell'incarico di Inquisitore eh, qui a Bologna. Bene, in quell'occasione accompagnai queste persone all'interno, dicendo, come era normale, eccoci, ora siamo entrati eh, nel Palazzo dell'Inquisizione. Ricordo. Una di queste suore che si è messa le mani tra i capelli, uh, l'Inquisizione con terrore, come se avessi parlato di qualcosa di orribilmente spaventoso. Il confratello che accompagnava questo gruppo disse, sì, mo, voi vi spaventate tanto, lo diceva delle americane, guardate che le prigioni di Guantanamo che ci sono oggi sono ancora peggio dell'Inquisizione che voi adesso state per visitare. Voi sapete che cosa è Guantanamo, all'epoca c'era un altro governo in America, adesso ce n'è un altro, ma la situazione non mi pare cambiata. Al di là dell'attualità dell che può anche interessarmi poco in questo contesto, ecco, la battuta poteva essere semplicemente una battuta da parte di quel frate, però... Le suore l'hanno capita e si sono subito calmate perché nella realtà attuale succedono cose che, fatte le debite proporzioni, i contesti diversi, non sono migliori da tanti punti di vista rispetto a quelle del nostro passato. Specificamente mi riferisco proprio alle inquisizioni. Di questo poi vedremo in seguito in, un altre, in altre occasioni. Però ecco, mh, sono partito da queste battute su Guantanamo e sull'Inquisizione, sull eh, così eh, sorte eh, con delle persone provenienti dagli Stati Uniti, per dire che eh, c'è una opinione diffusa non so fino a che punto fondata nella verità ecco in base eh, alla quale eh, quando si tratta di inquisizione o inquisizioni si parla di qualche cosa di eh, oscenamente eh, disumano credo che anche questo fenomeno storico come tutti gli altri debba essere Inquadrato, inserito nel suo contesto storico. Questo è un modo di eh, procedere corretto. Io sono qui in quanto storico, con quel poco o tanto che so, mi presento come tale, non sono qui per fare né il giudice né l'avvocato. Non è questo il mio ruolo. Spero che in questa sede, per questo tema, non sia neanche il vostro ruolo. Ecco. Eh, ricordiamoci sempre, questo vale per tutti i temi storici, chi studia la storia la studia sul serio e non per strumentalizzarla, chi studia la storia deve farlo non per giudicare gli uomini e le donne del passato, ma per cercare di comprendere, senza dover pronunciare, senza voler pronunciare sentenze di condanna o di assoluzione per chi è vissuto nel passato. Questo dobbiamo tenerlo sempre presente, perché se facciamo diversamente allora andiamo fuori strada, non è, non è più storia, non si parla più di storia, si può fare politica, polemiche eh, più o meno ideologiche, tutte cose che si possono legittimamente fare, ma la storia è un'altra cosa. Ecco. Io invece vorrei vedere tutte queste cose da un punto di vista storico. Precisando in partenza che non potrò assolutamente esaurire il tema, neanche nelle sue suddivisioni che ho cercato di fare, che possono essere ancora in parte aggiustate, ma soltanto fornire qualche spunto per eventuali poi altri approfondimenti che ciascuno può fare. Allora, le Inquisizioni come ho scritto in questo titolo, un male necessario punto interrogativo. Questo punto interrogativo è di importanza capitale. Credo che quando si esamina un tema storico, ci si debba sempre porre una, almeno una domanda, ma anche più di una e non è detto necessariamente che poi dopo una esposizione su questi temi, come su altri, si arrivi ad una risposta o almeno ad una eh, risposta definitiva. Forse dopo aver posto una prima domanda ne sorgeranno delle altre e forse ce ne andremo via da qui, voi e anch'io, con altre domande ancora, nuove. Credo che il bello sia anche questo, della riflessione sui temi storici, che le domande non finiscono mai, le risposte forse non sempre si trovano, ma almeno si può cercare di, di orientarsi e, e di eh, trovare forse un po' una bussola che possa indicarci una direzione, ma sempre anche con molta libertà di, di discuterne e di cambiare anche idea. Allora. Le inquisizioni sono state presentate, mi è capitato proprio questa mattina di vederlo su alcuni quotidiani locali eh, attraverso questa immagine che io non avrei messo, ecco, ve lo dico subito, no, è, stata, è stata presentata come pubblicità forse anche per le strade cittadine, ecco eh, questa immagine per pubblicizzare queste conferenze, ma io non l'ho scelta e non l'avrei scelta. È legittimo scegliere le, le immagini più diverse, però non l'ho voluta io questa. Perché? Perché sebbene sia opera di un grande artista, che è Goya, il grande pittore spagnolo della fine del Settecento e dell'inizio dell'Ottocento autore di importanza assoluta nella storia dell'arte. Ecco, eh, L'autore è Goya, però credo che non sia l'immagine adatta per presentare questo ciclo di incontri sulle Inquisizioni, intanto perché rappresenta eh, un, una scena di un determinato speciale eh, tipo di Inquisizione che si è occupata di alcune attività, qui specificamente riguardanti gli ebrei, ecco con questi copricapi evidentemente poco simpatici e con tutto un contesto eh, che l'artista liberamente e legittimamente ha voluto rappresentare, ma che a mio avviso non è la scelta eh, più adatta per eh, introdurre agli incontri che io intendo fare qui con voi. Eh, perché eh, c'è qualcosa di molto più complesso in tutto questo che non può essere ridotto a queste scene, se volete, anche un po', eh, po folcloristiche, sebbene poi anche ricalcanti, è eh, un'esperienza storica che c'è stata, ma che appunto ha riguardato uno dei tanti aspetti del problema delle inquisizioni. Quindi cambiamo immagine, lasciamo perdere Goya e veniamo invece ad una realtà di oggi. Io non so quanti di voi conoscano bene la città di Roma e il Vaticano. Questo edificio che qui vedete è quello che ancora a volte viene chiamato il Palazzo del Sant'Uffizio. Ma che in realtà oggi propriamente è il palazzo che ospita la Congregazione per la Dottrina della Fede. Perché vi faccio vedere questo edificio? Perché, intanto, è stato per secoli la sede principale dell'Inquisizione romana, uno dei tipi eh, di Inquisizione che storicamente si sono realizzati. Ma. Non solo, questo palazzo oggi accoglie l'istituzione che in qualche modo è il successore del Santuffizio della Romana Inquisizione, che è appunto la Congregazione per la Dottrina della Fede. Ecco, questo è un aggancio con l'attualità, con la realtà di oggi, per dire che in realtà questa lunga esperienza storica delle inquisizioni e in questo caso della inquisizione romana, è qualcosa che non è del tutto terminato. Eh, conserva ancora qualche, qualche aspetto, ovviamente eh, tenendo conto di un contesto storico che è completamente diverso, è completamente cambiato e che quindi giustamente oggi la Chiesa agisce in una maniera molto diversa rispetto a quella dei secoli passati, però c'è anche qualche elemento di continuità, non solo per il fatto di agire con una determinata istituzione che è una congregazione all'interno dello stesso edificio, ma c'è anche qualche cosa di più. Vedete un'altra immagine, purtroppo questa è di qualità eh, certamente non buona, però... La veduta del, dello stesso edificio sul lato opposto, la facciata principale, ma è interessante e l'ho scelta perché questa foto vi fa vedere proprio la posizione e cioè la vicinanza con la cupola di San Pietro in Vaticano. Allora, questa è la sede dell'ex Sant'Uffizio, attuale congregazione. Per la dottrina della fede, che è una delle congregazioni che formano la curia pontificia, la curia romana, quindi l'insieme di dicasteri eh, del, che aiutano eh, il pontefice romano nell'espletamento delle proprie funzioni di successore di San Pietro. E, e fra l'altro, è stata eh, la sede del lavoro per molti anni del pontefice benedetto XVI quando era ancora il cardinale Ratzinger e appunto presiedeva come prefetto questa congregazione nello stesso luogo dove per secoli ha lavorato il santuffizio della romana inquisizione ma ecco appunto arriviamo a dire qualche cosa sulle inquisizioni al plurale in questo Semplice schema, forse perfino semplicistico, è troppo semplice per certi aspetti, però non volevo complicare troppo le cose in partenza. Vi eh, presento le diverse istituzioni che prendono il fine di inquisizione storicamente, nello sviluppo storico che, come vedete, è piuttosto lungo e parte dal Medioevo e arriva possiamo dire quasi ai nostri giorni, quantomeno arriva al secolo XX. Ecco le inquisizioni. La prima, l'inquisizione detta medievale. È un'inquisizione che eh, viene chiamata in questo modo anche perché è difficile trovare una den denominazione che racchiuda in sé i contenuti e le diverse modalità attraverso le quali si è realizzata questa istituzione nel Medioevo e poi anche alle soglie dell'epoca moderna. Intanto, prima ancora però di parlare dei diversi modelli di inquisizione, occorre precisare il significato del termine. Inquisizione. Inquisizio in latino significa ricerca, indagine, esame. Andare a ricercare qualche cosa è un termine molto... Generico, ampio, che poi invece in questo tipo di istituzione ecclesiastica ha assunto un significato più specifico. Ma questo nome è anche utile tenerlo presente per capire le origini di questo fenomeno anche all'interno della vita della Chiesa Cattolica. Per Precisione dovrei anche eh, aggiungere che il termine inquisitore o inquisitori è stato utilizzato anche eh, al di fuori della Chiesa, per esempio gli inquisitori di Stato che erano presenti negli ordinamenti giuridici di alcuni antichi Stati italiani, penso soprattutto a alla Serenissima Repubblica di Venezia, ma anche alla Repubblica di Genova. Quindi già dal 1300, in una forma ancora non stabile, esistono degli inquisitori di Stato nella Repubblica di Venezia e poi ehm, nel XVII secolo, dal 1628, anche a Genova. A Venezia poi si, vengono stabiliti definitivamente questi inquisitori di Stato nel, nel 500, nel 1540. Però ecco, stesso nome, attività e competenza del tutto diversa. Ma questo è utile tenerlo presente perché ci aiuta a capire che l'origine del fenomeno inquisizione nella Chiesa ha, delle origini eh, che eh, risiedono al di fuori della Chiesa in quanto tale. Intanto per capire il problema occorre inevitabilmente andare molto all'indietro, perché sì, qui io vi ho messo dei riferimenti che iniziano col XII secolo. Il problema alla base dell'Inquisizione, che se volete per dirla con una parola sola è quello dell'eresia, è un problema molto più antico. Cioè la tutela della verità, almeno la verità come è custodita e insegnata dalla Chiesa, intesa proprio come popolo di Dio, come istituzione umano-divina che nel corso del tempo rende presente Gesù Cristo. Questa è la comprensione che ha la Chiesa di se stessa, poi qualcuno può anche eh, evidentemente non essere credente, non ritenerla eh, vera, però è importante per capire un fenomeno storico anzitutto tenere conto di che cosa una istituzione pensa di se stessa e di che cosa. Le persone che ne fanno parte pensano di se stessi e della loro istituzione. È un procedimento corretto questo. I cattolici, la Chiesa cattolica, pensano appunto di far parte e di essere una istituzione non soltanto umana ma anche divina, dove è presente... Gesù Cristo, che è il fondatore e che è Dio, in base a quanto ben chiarito dal concilio di Nicea del 325, Gesù è vero Dio e vero uomo. È chiaro che qui siamo in un atto teologico, ma parlando di qualche cosa che riguarda la Chiesa è inevitabile prendere in considerazione degli elementi di tipo teologico, altrimenti si finisce con non capire più niente. Il che non toglie che questa istituzione, ed è molto importante sottolinearlo, questa istituzione è divina, ma non di meno è umana, con tutto ciò che ne consegue, e anche con tutti i limiti e i difetti, non della Chiesa in quanto tale, ma degli uomini, che nel corso del tempo ne fanno parte, anche ai nostri giorni evidentemente. Allora, il problema delle dottrine che vengono considerate dalla Chiesa non vere è un problema antichissimo, fin dai primi secoli del cristianesimo. Un punto di svolta si ha nel IV secolo quando il cristianesimo come sapete, nei primi secoli addirittura aveva subito persecuzioni a fasi alterne, non in maniera continuativa. Però ecco, nel IV secolo, non con Costantino, ma con Teodosio, con l'imperatore Teodosio, a partire dal suo editto del 381, il cristianesimo diventa, per usare termini dei nostri giorni, una religione di Stato. A questo punto l'impero è ufficialmente cristiano e quindi ha inizio quella che poi viene chiamata la, la, la cristianità medievale, anche se considerare il IV secolo già medioevo è probabilmente impossibile, ma il concetto è quello però. Ecco, comincia quella lunga fase che va avanti per molti secoli e che per alcuni aspetti arriva anche abbastanza vicino a noi, quella lunga fase che viene detta la cristianità e che viene per comodità identificata con il periodo detto Medioevo, ma che in realtà comincia prima e finisce dopo rispetto al Medioevo, almeno per alcuni aspetti. Questo cosa vuol dire? Se il cristianesimo è da Teodosio in avanti, la religione dello Stato, la religione dell'impero. Qualsiasi minaccia all'integrità di questa realtà, di questa fede, di questa comunità, ormai, ecco, qualsiasi minaccia è anche una minaccia per lo Stato, è una minaccia per l'impero. E questo cambia la visione che i cristiani stessi hanno del rapporto tra la loro fede e il mondo circostante. Gli imperatori oramai vedono il cristianesimo come il pilastro fondamentale sul quale si regge tutta l'istituzione imperiale, tutta la società. La cristianità medievale effettivamente vede, sebbene in modi diversi tra l'Oriente e l'Occidente, comunque vede una sostanziale unità tra Chiesa e società, ma possiamo dire anche tra Chiesa e Stato. Tutto è ufficialmente cristiano. Perciò qualsiasi elemento che in qualche modo col, vada a colpire il cristianesimo e la sana dottrina cristiana, le verità cristiane, è qualcosa che va in qualche misura anche a colpire la società, a minare i fondamenti della società stessa e della istituzione imperiale o statale che Dio si voglia. Questo è importante dirlo perché altrimenti non si capisce il fenomeno delle inquisizioni. In Oriente, nell'impero romano d'Oriente, diciamo nel mondo bizantino orientale, tendenzialmente lo Stato stesso si preoccupa di reprimere direttamente tutto ciò che in qualche modo eh, favorisca o porti con sé l'eresia, cioè una dottrina falsa rispetto alla dottrina ufficiale del cristianesimo. In Occidente questo avviene in modi più sfumati e con una eh, dialettica eh, un po' diversa tra Chiesa e Impero per semplificare, perché evidentemente non c'è soltanto un impero, un imperatore, ma nel mondo occidentale via via si creano diverse entità, dei regni diversi o delle entità ancora più piccole. Eh, però ecco, eh, diventa sempre più chiaro anche sulla base dell'insegnamento. Eh, di alcuni eh, grandi autori cristiani, di alcuni grandi teologi, diventa chiaro sempre di più che ai sovrani, ai principi, agli imperatori spetta il compito di fare osservare, se occorre anche con la forza, la legge di Dio portata avanti dalla Chiesa. Questo un po lo si trova. Per esempio in Sant'Agostino, nel suo discepolo, non immediato ma a distanza di tempo, che è Isidoro, Sant'Isidoro di Siviglia. Ecco, ehm, l'idea che il sovrano temporale possa, anzi debba, intervenire per tutelare l'integrità della fede cattolica. Questo ci permette di capire anche il passaggio immediatamente successivo. Esisteva nel mondo imperiale il crimine di lesa maestà, il crimen maestatis, cioè chi attentava in qualche modo alla maestà del sovrano doveva essere punito e anzi normalmente punito con la morte, pena di morte, per questo crimine che era considerato gravissimo. Ma se questo già c'era nell'impero, nell ancora prima del cristianesimo, nel momento in cui l'impero diventa cristiano, c'è addirittura ancora più in alto dell'imperatore, del sovrano, evidentemente? C'è Dio? E quindi chi attenta alla maestà di Dio deve essere a maggior ragione punito ancora di più e ancora più gravemente rispetto a chi attenti alla maestà di un uomo per quanto sia l'imperatore o un grande sovrano. Attenzione a questi passaggi perché... Un po' alla volta, nel corso dei secoli, è così che poi si arriva alle inquisizioni. Se io posso, anzi, se io debbo punire con la morte chi ha attentato alla maestà del re o dell'imperatore, eh, cosa dovrò fare eh, nel caso in cui sia stata colpita la maestà di Dio, che vale più di quella dell'imperatore? Ugualmente pena di morte. È chiaro che ai nostri occhi oggi, 2018, queste sono delle cose veramente di un altro pianeta, ma lo sappiamo. Però adesso qui noi stiamo ragionando su ciò che pensavano le persone di molti secoli fa, perché questo è il lavoro che occorre fare se si vuole cercare di capire qualche cosa della storia passata. Ovviamente nessuno qui viene a dire che oggi ci si dovrebbe regolare in questa maniera, assolutamente no, con tutto quello che ne consegue anche poi nei secoli seguenti. Però ecco, il modo di pensare allora era questo. E allora, se l'eresia è vista come un attentato, un tradimento contro la maestà di Dio, ecco, la pena... Dovrà essere la stessa, se, se si potesse ancora più grave, ecco, di quella eh, che colpisce l'attentato al sovrano. Ed ecco allora che un po' alla volta questo si realizza concretamente. Per esempio nel X secolo il re Roberto II dei Capetingi, è il figlio di Ugo Capeto, l'iniziatore della dinastia Capetingia dei re di Francia, Ecco, quando scopre un gruppo di sacerdoti considerati eretici, ecco che attua proprio questo principio. Vanno puniti con la morte. Ecco, e allora eh, a poco a poco si delinea un quadro, che poi assume nuovi connotati più o meno verso il XII secolo, ecco, ormai ci siamo al primo di questi modelli che vi ho presentato in questo schema. Perché nel XII secolo, in quello che è un tempo di grandi trasformazioni, di grandi mutamenti, se volete anche per alcuni aspetti di rinascita, eh, dopo il, il mille, ecco, ormai siamo già, anzi sono già passati diversi decenni, è tutto in movimento, è il tempo delle crociate, è il tempo in cui anche il laicato, i laici cercano di avere anche dei nuovi spazi no? in quella società che ormai sempre di meno è la società feudale e sta diventando ormai, specialmente qui nelle nostre zone, comunque in Europa occidentale, l'Europa delle città libere in tutti i contrasti tra impero, chiesa, ecco, ma anche con nuovi spazi per le città che poi diventeranno qui in Italia i comuni, i liberi comuni. Ecco, c'è tutto un fermento e in questo contesto c'è anche il recupero dell'antico diritto romano. C'era stata tutta una, una serie di interventi eh, nel corso dei secoli che avevano portato anche eh, un influsso per esempio del diritto germanico, visto che le popolazioni che eh, erano arrivate eh, a sovrapporsi in qualche modo sull'elemento antico romano, ecco, avevano portato anche eh, le loro consuetudini, i loro costumi. Ecco, qual era il modo più diffuso nei secoli del Medioevo, quindi fino al XII secolo, prima ancora, ecco, era una maniera forse ai nostri occhi certamente molto rozza di eh, giudicare la colpevolezza di qualcuno, fondamentalmente era l'ordalia, il giudizio di Dio veniva chiamato. Quindi eh, intanto c'era un sistema che era detto accusatorio perché l'esercizio del, del giudizio, eh, l'esercizio del diritto partiva sulla base di una accusa, accusa di qualcuno che denunciava, che faceva causa e che quindi chiedeva l'intervento del giudice. che cosa si rispondeva nel vecchio, nel vecchio stile, eh, anteriore ormai al XII secolo. E più delle volte eh, in pubblico si realizzava appunto l'ordalia, poteva essere, che ne so, passare in mezzo al fuoco, poteva essere qualche altra prova eh, in cui ci si immaginava che eh, potesse individuarsi la volontà di Dio per stabilire se uno era colpevole di un determinato delitto oppure no. Ecco, Dio in qualche modo veniva interpellato a intervenire mostrando chi fosse colpevole o innocente. Il recupero della grande civiltà giuridica romana, che avviene per esempio, basta pensare proprio qui a Bologna, con l'università, con gli studi eh, giuridici, basta pensare a Ernerio, poi Graziano, il Decretum, ecco poi in campo di, nel campo del diritto canonico: il recupero e la valorizzazione dell'esperienza e della dottrina giuridica romana fa sì che si cerchi anche di passare ad una maniera, da un certo punto di vista, più evoluta, di attuare i giudizi. Ed ecco il passaggio gradualmente al processo di tipo inquisitorio. Qui siamo ancora nell'Inquisizio, ma presa ancora in termini, se volete, anche molto tecnici, non c'è ancora... L'intervento della Chiesa, eh? però la Chiesa arriverà successivamente a utilizzare questi strumenti che dapprima sono propri dei giudizi, diciamo così, in ambito civile. Quindi per superare il sistema certamente molto rozzo dell'ordalia, ecco che si comincia a fare una ricerca più accurata delle prove. Bisogna cercare di documentare la colpevolezza dell'imputato. Occorre ascoltare delle deposizioni di testimoni, che vanno vagliate. Bisogna, se c'è la possibilità, ottenere delle confessioni. E tutto questo però in un regime che via via diventa sempre più non di pubblicità, come era l'ordalia. Ma di segretezza. Ecco, questo modo di eh, realizzare la giustizia si diffonde nel XII, nel XIII secolo, tanto che si arriva al 1215 con il Concilio Lateranense IV tempo di Innocenzo III è lui che lo convoca a questo concilio e si arriva proprio in questo concilio a stabilire il divieto dell'ordalia. Vedete come si ha proprio un, un passaggio epocale da questo punto di vista in questo campo. E questo comporta il fatto che, quindi, ormai all'inizio del 200 si abbia la diffusione del processo di tipo inquisitorio in tutte le realtà anche se possiamo usare questo termine, in quell'epoca, ecco. E, a parte l'Inghilterra, ecco. L'Inghilterra, la eh, sempre isolata, non adotta questo nuovo sistema, e infatti, porterà avanti un regime, eh, possiamo dire, fino ai nostri giorni, eh, di stampo accusatorio, sebbene ovviamente senza le ordalie, eh, si, si intende. Ecco, però, ecco. Me, eh, dal, da questi secoli del tardo Medioevo comincia nel nostro ambiente europeo continentale, ecco eh, questo eh, regime sempre più diffuso di processo di tipo inquisitorio. Ecco. E fra eh, parentesi poi magari lo riprenderemo: il discorso in questo si eh, comprende anche il tema della tortura. La tortura era già presente nell'antico diritto romano. Poi messa da parte, viene ripresa in ambito anzitutto civile nel 1200 e poi come si vedrà anche in campo ecclesiastico per quello che riguarda il nostro tema. Ecco, forse qualcuno può aver trovato un po' noiosa tutta questa esposizione, però io credo che sia utile. Perché altrimenti non si capisce quello che viene dopo. Eh. Ecco, eh, io vorrei proprio, speriamo di riuscirci, aiutare voi e anche me stesso a toglierci dalla testa ecco tutte queste immagini eh, che da qualche secolo cercano di propagandarci il fenomeno dell'inquisizione come un qualche cosa di, 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 di truce, di, 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 eh, con tutta una serie di immagini ben peggiori di quella di Goya che vi ho mostrato prima. Ecco, intendiamoci, non è escluso che siano stati commessi degli abusi, delle ingiustizie, che, che ci siano dei difetti anche insiti proprio nel sistema inquisitorio. Questo io non lo escludo affatto. Però ecco. Cerchiamo anche di comprendere un po' quali che sono le, le premesse storiche che portano a determinati risultati nel 1200 e nei secoli successivi. E allora, ehm, intanto, lo dico subito eh, in partenza, il problema è quello della eresia vista come pericolo sociale. La data che io vi ho messo, la prima, è quella del 1184. Si riferisce al pontificato di Lucio III, che viene dopo Alessandro III. Ecco, è un periodo che ha appena visto la fine del grande conflitto tra l'imperatore e il Papa. Federico Barbarossa da un lato e... Alessandro III, Rolando Bandinelli dall'altro. Conflitti che poi finiscono in qualche modo poi con la battaglia di Legnano, con la pace di Venezia 1177, ecco. Comincia una fase in cui almeno per un po' di tempo la Chiesa, il papato possiamo dire e l'impero trovano un qualche accordo dopo tutta una serie di conflitti, no? la famosa lotta per le vestiture con eh, San Gregorio VII, gli altri imperatori e via dicendo. Ecco, in questa fase, che almeno ora è più collaborativa tra il papato e l'impero, emerge ecco, proprio anche la richiesta al pontefice di un qualche intervento nei confronti degli eretici. Di quelli che vengono considerati eretici. Vi dicevo del grande fermento, eh sì, perché in questa fase, siamo nella seconda metà del XII secolo, sorgono diversi movimenti, alcuni poi in realtà si portano dietro qualche cosa di molto più antico, ma comunque sorgono diversi movimenti, soprattutto laicali, che presentano nuove dottrine, alcune delle quali decisamente difficili da conciliare con quella che è la tradizione cattolica che viene eh, secondo la Chiesa dalla rivelazione divina e dalla tradizione degli apostoli. Pietro Valdo a Lione comincia a insegnare e crea poi un gruppo via via sempre più numeroso di seguaci, ecco comincia a insegnare delle dottrine che vanno in cerca di anche di una, di una povertà più autentica, di uno spirito cristiano più vero, ma che eh, certamente pone dei problemi all'istituzione, dei problemi grossi. Altri gruppi diffondono delle dottrine e eh, soprattutto direi quelle che vengono identificate per fare... Usare un'espressione più breve, con il catarismo, i cosiddetti catari, cataroi, puri. E sono delle dottrine, come vedete forse un po' in questa carta geografica, che provengono da Oriente, attraverso vari passaggi. In realtà, che cosa è, per dirla proprio molto brevemente, il catarismo? È il credere nell'esistenza di due divinità, il Dio del bene e il Dio del male. Tutto ciò che è in qualche modo materiale è da vedere negativamente e quindi tutto ciò porta a un dualismo che trova già delle premesse nei primi secoli del cristianesimo, Mani e il manicheismo e via dicendo, no? attraverso dei passaggi da Oriente, eh, i bo cosiddetti Bogomili la Bulgaria, la Bosnia, eccetera, via via queste idee, attraverso molte mediazioni, giungono in Europa occidentale. Tanto che nella seconda metà del, del, del 1100 e all'inizio del 2000, oramai, queste dottrine dualiste, dette dei catari, perché si presentano come persone pure, pure proprio sul piano morale. Ecco, queste dottrine sono ormai piuttosto diffuse, specialmente nell'area dell'attuale Fran dell Francia meridionale e dell'Italia settentrionale, soprattutto ma non esclusivamente. Ecco, quindi la lingua d'oca, eh, perché è quella zona che anche viene chiamata Occitania, l'attuale Francia meridionale, dove non si parla la langue d'Oil, che è poi l'antenato diciamo, dell'attuale francese, ma quella lingua appunto occitana, eh, così diffusa all'epoca, e poi l'Italia settentrionale, ecco eh, il problema è deve essere affrontato anzitutto dalle autorità civili, perché, come vi dicevo, eh, anzitutto la diffusione dell'eresia, sebbene ci siano alcune forze che la favoriscono, per interessi anche, anche politici, locali, però eh, per i sovrani, per le autorità civili ai diversi livelli, questo eh, viene visto come un grave pericolo. Come stabilire chi è colpevole di eresia? E quindi chi deve essere punito per impedire la ulteriore diffusione di queste dottrine che farebbero esplodere la società medievale? È chiaro che le autorità civili il più delle volte non si sentono in grado da sole. Di comprendere chi veramente è eretico e chi no. Ci sono delle iniziative anche da parte di alcune autorità civili, ma ben presto si eh, fa riferimento all'autorità che, nonostante tutto, è la più prestigiosa, che è quella della Chiesa e soprattutto del Papa. Ecco un primo intervento quindi come eh, vi dicevo prima eh, richiesto a Lucio III, qui ecco ancora vi faccio vedere però due carte geografiche che invece vi fanno vedere più in dettaglio alcune zone della Francia del Sud e dell'Italia del Nord, quindi qui vedete che la città principale, eccola qua, Toulouse in italiano Tolosa, e poi tutta la zona che ha eh, a oriente eh, di Tolosa, con diversi centri abbastanza rilevanti, soprattutto Carcassonne, più a nord c'è Albi, ma qui non riusciamo a vederlo, e Montreal e altri luoghi. Fra l'altro sono poi i luoghi dove, tra parentesi, il fondatore del nostro ordine dei predicatori, cioè San Domenico di Caleuega, si trovò a, eh, ad, ad operare per circa dieci anni ai primi del 200. E poi invece altre eh, città questa volta dell'Italia dove si hanno eh, delle basi, dei punti di diffusione eh, della eh, dottrina dei Catari in Italia. E come vedete è una presenza certo che dal punto di vista numerico non è molto forte, ma abbastanza diffusa. Eh, la carta che vi ho mostrato prima segnava anche qualche numero che qui viene riportato, certo da prendere magari con qualche eh, cautela, però ecco vedete il numero dei perfetti. Qui siamo già a metà del, del 200, quindi quando l'Inquisizione ha già cominciato a lavorare. Eh. Ma i numeri in Occidente dei perfetti, cioè quelle persone che specialmente si sono dedicate ad una testimonianza, a uno stile di vita anche più rigoroso, più austero e quindi ritenuto più credibile e più efficace, ecco, i numeri evidentemente sono piuttosto bassi, però poi c'era anche una fascia più ampia di popolazione che senza appartenere alla categoria dei cosiddetti perfetti, appunto i catari, aveva e manifestava un certo consenso per le loro dottrine. C'era un consenso sociale in alcune fasce di popolazione. Poi ci sono quelli dell'Oriente perché come vi dicevo ecco c'era questa eh, originaria diffusione in ambito orientale. Ma ecco, appunto, ehm, l'Inquisizione medievale nasce in una maniera ancora soltanto abbozzata già verso la fine del XII secolo. Il passaggio successivo ve l'ho segnato al 1231. Perché? In una prima fase si attribuisce la gestione del, del fenomeno dell'eresia alla responsabilità dei vescovi locali, i quali peraltro però il più delle volte non sembrano essere così concretamente capaci di intervenire efficacemente. Tanto che si cerca di eh, modificare l'impostazione iniziale, quella cioè di attribuire al vescovo locale la eh, direzione del, del controllo dell'eresia e anche del, del castigo dei colpevoli, e attraverso l'invio di legati pontifici in determinate zone. Quindi c'è dapprima un'Inquisizione che viene detta vescovile soppiantata quasi subito da un'inquisizione affidata a dei legati, cioè dei rappresentanti del pontefice per determinate aree. Teniamo conto però di un altro aspetto importante, che è presente fin dall'inizio. Qual è l'obiettivo almeno dal punto di vista ecclesiastico? di questo lavoro di quella istituzione che ormai si chiama o sta per essere chiamata inquisizione ecclesiastica. L'obiettivo per la Chiesa è quello della conversione, la conversione dell'eretico. Mentre l'autorità civile nella parte dei casi si pone l'obiettivo della repressione di un disordine nella società e nello Stato e agisce con questa impostazione, dandosi degli strumenti idonei a questo fine, la Chiesa che collabora oramai col potere civile ha però una finalità diversa. Prima di tutto, anche se non esclusivamente, la finalità di convertire le reti di fare in modo che la persona che professa e che ritiene vere delle dottrine che la Chiesa invece ritiene false, che questa persona possa ritornare alla ortodossia, alla sana dottrina. Questo è il primo obiettivo. Ed è un dato che rimane costante dal punto di vista ecclesiastico. Siccome il tempo ormai sta correndo e non voglio eh, allungare troppo le cose, eh, poi eventualmente se poi qualcuno vuole chiedere qualcosa su queste cose, eh, lo si potrà fare. Però ecco, eh, vorrei intanto eh, anticiparvi così in maniera molto sommaria quello che poi invece sarà sviluppato in altri momenti, cioè gli altri tipi di inquisizione. Fermo restando che sull'inquisizione. Medioevale c'è ancora da dire, eh? però una tappa molto più tarda, perché siamo già nella seconda metà del 1400, è quella dell'inquisizione spagnola. Vi anticipo subito che l'Inquisizione spagnola è un'istituzione che prende sì il nome di inquisizione come quella medievale ecclesiastica, ma che in realtà di fatto è un'attività svolta dallo Stato. Siamo ormai nella fase in cui sorgono gli Stati cosiddetti moderni, gli Stati via via sempre più nazionali, e la Spagna certamente è uno di questi. A questo punto la gestione, la direzione Dell'inquisizione nei modi che poi vi dirò si attua direttamente da parte dello Stato. Quindi, mentre quella in medioevale è un'inquisizione che comunque, per quanto veda anche la collaborazione delle autorità civili, è un'inquisizione governata da organi ecclesiastici, dall'autorità ecclesiastica, quella spagnola è oramai, sebbene. Autorizzata dal pontefice, vedete Sisto, Quir, Sisto IV, il francescano ecco, nel 1478, però è una inquisizione oramai in mano allo Stato. È un organo statale. E sul modello spagnolo, successivamente, anche il re del Portogallo riesce a ottenere il permesso dal Papa di costituire una sua inquisizione che oramai è un'inquisizione statale anch'essa 1536 poi meglio stabilita nel 1547 e poi invece l'ultima forma storica di inquisizione che poi è quella anche che è durata più a lungo l'inquisizione detta romana ecco e qui ci riallacciamo alla immagine del palazzo del Sant'Uffizio che vi ho mostrato prima, Paolo III, 1542, e poi vedremo il resto, poi con gli interventi successivi, ecco, e a quel punto è un'altra forma di inquisizione veramente ecclesiastica, dove è l'autorità ecclesiastica, per essere precisi, proprio l'autorità pontificia a governare in maniera centralizzata, e questa è la novità, il lavoro delle Inquisizioni che operano in periferia. Il territorio tendenzialmente, almeno nelle intenzioni, molto vasto. Ecco. Allora questi sono i principali tipi di Inquisizione, e eh, per non allungare troppo il discorso, penso che sia meglio fermarsi qui. Se vorrete, ecco. Eh, nei successivi incontri cercheremo di vedere in qualche modo ecco poi come eh, si sono svolte storicamente eh, queste eh, diverse eh, realtà eh, ovviamente facendo una selezione scegliendo qualche punto specificamente piuttosto che tanti altri. Bene, io vi ringrazio per la vostra pazienza e, e se vorrete ecco ci vedremo poi fra due settimane e grazie